Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci ad un altro importante aggiornamento di Studio One. In questa sezione troviamo, oltre al regolare bug fixing, delle nuove interessanti features che faranno presto parte del nostro workflow, come vedremo. Iniziamo subito a scoprirle insieme. Come prima cosa, Studio One supporta ufficialmente Apple Silicon e quindi i processori ARM attraverso il sistema Rosetta. Nell'arco dell'anno verrà rilasciata una versione da cui trarrà tutta la potenza necessaria senza passare per l'emulazione di Apple. Come vediamo, Presonus Sphere è ora integrato nella finestra di Browse. Lo troviamo qui appunto con Cloud. Cliccando all'interno, infatti, accediamo direttamente al nostro workspace di 30 GB inclusi nell'abbonamento e che ci permette di utilizzare uno spazio comune da condividere con gli altri nostri collaboratori. Finora, infatti, era accessibile soltanto da web, dove entravamo e utilizzavamo appunto lo spazio per lo sharing dei files e la sharing appunto delle song da condividere con i nostri collaboratori, oltre al consueto account Presonus Exchange e ovviamente SoundCloud. I compositori, soprattutto quelli pro, avranno a disposizione dei nuovi tools necessari per passare a Studio One, soprattutto nello Score Editor. Abbiamo poi a disposizione il Live Arranging con un Arranger Track. Avremo adesso a disposizione quindi la possibilità di switchare velocemente dalla sezione Arranger alla sezione Live senza perdita di sync, perfetto per le performance live che rimangono quindi agganciate all'arrangiamento. Ma andiamo per gradi perché le novità sono tantissime e analizziamole una per una. Iniziamo con la sezione di recording e mixing, affrontando proprio il Live Arranging. Abbiamo già visto nelle versioni precedenti l'uso della traccia Arranger, molto più evoluta rispetto a quella delle altre DAW. L'Arranger Track infatti si può settare sia su Time Base sia su Seconds. Abbiamo qua poi a disposizione proprio il Sync Mode, per poterla poi riavere all'interno di una sequenza live. È proprio l'opzione Sync Mode la novità di questo sistema. Lo Scratch Pad infatti ora può copiare le intere sezioni e avere poi a disposizione tutta una serie di nuovi sistemi di switching all'interno della song. Adesso se noi andiamo in play, abbassiamo il volume, andando in play ora possiamo passare attraverso le varie sezioni senza perdere il sync. E dopo una bar cambia appunto. Se vogliamo farlo switchare dopo due bars, vediamo che qui appare appunto sempre sulla sezione Arranger il punto di attacco dopo le due bars. Questo è un sistema molto molto utile per poter procedere alla scrittura soprattutto dei beat e poter sperimentare velocemente i cambi di sezione. Lo stesso accade ovviamente all'interno dello scratchpad. Lavorare con i loop audio diventa ora molto molto più semplice. Come sappiamo, Studio One utilizza diversi sistemi di rilevamento del tempo, ma ora con un solo click possiamo rintracciare il tempo su un loop che non lo contiene utilizzando la funzione direttamente nell'Event Expector in basso per approvare il tempo rintracciato, quindi il time detected di un loop. Facciamo un test, andiamo nella finestra Files, scendiamo dove ho dei loop che sicuramente non sono provenienti da Studio One e trascinando il file nell'arrangiamento vediamo che il tempo viene rilevato e indicato con la scritta in rosso. Automaticamente cliccando sotto possiamo provare il tempo o duplicarlo o dimezzarlo velocemente. Facciamo approve e il tempo viene scritto nel file che è stato appena importato nell'arrangiamento. Veloce, rapido, utilissimo, senza dover ricorrere alla tempo map.
Un'altra grossissima novità è l'apparizione dello splitter in formato plugin. Finora lo splitter era accessibile soltanto dalla finestra di editing del channel strip, potevamo accedere normalmente allo splitter, ma non sapevamo se fosse presente nella channel strip. In questo modo possiamo vederlo subito cliccando all'interno e cliccando una volta sola direttamente nella channel strip possiamo decidere di muovere i fader di ognuno dei canali che interessano il channel strip senza dover riaprire tutto quanto il channel strip e poi lo splitter editor. Qua sotto possiamo poi scegliere il tipo di splitting, in questo caso il channel split, frequency split o normal, o eventualmente rimuoverlo direttamente dal mixer. In questo modo è anche salvabile come preset all'interno della catena effetti. Selezionando ora più tracce è possibile far lavorare anche il pan in maniera connessa senza dover creare un gruppo delle tracce, molto molto utile. La funzione retrospective recording è stata aggiornata con la capacità di memorizzare non soltanto l'esecuzione MIDI standard, ma anche tutte le automazioni e i dati MPE. Un'altra importantissima novità è quella di poter esplorare l'audio clip version. La clip version è una funzione che ci permette di creare copie del nostro clip ed applicare simultaneamente gli effetti senza che vengano influenzati i clip copiati. Ovviamente questo è possibile già farlo ricopiando fisicamente la clip. Ma quando noi copiamo una clip, come in questo caso di Claps, se applichiamo alla clip il gain envelope, come vediamo viene riportato e ovviamente si adegua anche sulle clip da cui proviene la copia. In questo caso possiamo accedere ad una nuovissima funzione attraverso audio, new clip version. In questo caso abbiamo appunto clip 1, clip 2 e se vogliamo ancora new clip version, clip 3. Tutto ciò che andremo ad applicare ora a ogni singola clip sarà ovviamente diverso. Lo stesso accade con i plugin che si applicano alla clip, quindi in questo caso ad esempio facciamo un edit con Melodyne e vediamo che Melodyne è stato inserito soltanto nella clip di riferimento. Quindi è come se fosse una copia fisica, ma la clip non viene copiata nel pool, come accadrebbe appunto con un nuovo file audio. È una funzione utilissima proprio per poter intervenire all'interno delle clip senza doverle ricopiare fisicamente. Lo stato della clip poi è consultabile all'interno del pool. Sotto Claps troviamo le varie clip. Passiamo ora alla sezione MIDI e quindi MIDI Editor in particolare. Troviamo in questo caso una nuovissima funzione chiamata Sound Variations. Con Studio One 5.2 la funzione Key Switch è stata ampliata ed aggiornata in un nuovo sistema chiamato appunto Sound Variations, un nuovo Extended Mapping Editor con a disposizione dei tools per la manipolazione delle articolazioni complesse. Questa funzione viene definita per ogni nota evento, on-off, MIDI control change, program change, bank change e combinazioni di questi. Aprendo l'editor MIDI, quindi troviamo infatti subito a sinistra le opzioni di sound variations. Ogni sound variation può avere un nome e un colore custom. Prendiamo ad esempio i cinematic strings che già contengono al loro interno i key switch che avevo creato tempo fa. Possiamo vederli ora sempre rappresentati nell'editor MIDI, ma ora possiamo trascinarli direttamente nel sound variation nel punto dove ci occorre. Questo sistema può essere inoltre triggerato con un controller e ogni key switch precedentemente creato, come ho fatto in questo caso con Studio One, può essere importato all'interno di questa nuova finestra. Utilizzando lo strumento matita possiamo poi velocemente modificarlo dal menu qui in basso. In questo modo è semplice anche editarli e agganciarli poi alle note in maniera molto molto semplice. Le mappe che abbiamo creato sono automaticamente salvate nella song nella Instrument Effects Preset, per cui la prossima volta che il preset sarà caricato anche la mappa di Sound Variation seguirà il caricamento. Rimanendo sempre in tema di MIDI, accediamo ora allo Score Editor. Lo Score Editor ora supporta pienamente la partitura per batteria e le tablature per la chitarra. Troviamo qui al lato, infatti, sotto Track, la possibilità di scegliere la tablatura, quindi lavorare sulla tablatura per chitarra, e delle varie tablature per chitarra scegliere i vari sistemi di chitarra o di banjo, gli strumenti a corda per intenderci, mandolino, ukulele, eccetera, con le diverse accordature, oppure andare nella situazione standard più tab o drum set, scegliere ad esempio poi
la patch che normalmente usiamo per la selezione del MIDI, quindi Addictive Drums in questo caso, e avere direttamente la notazione sulla partitura riguardante appunto la batteria. Altra novità, sempre MIDI, è il Velocity Range. Andando infatti ora all'interno della lane di Velocity, possiamo utilizzare la matita tenendo premuto Alt, creare il crescendo ed aggiungere quindi il Range Tool all'interno della nostra finestra di editing della Velocity. Molto pratico, possiamo fare delle automazioni molto particolari grazie proprio a questo sistema, che abbiamo già visto anche in altri tutorial ma applicato all'editor audio. Rimanendo nella sezione piano roll, lo Smart Tool è stato aggiornato. Ingrandendo la nota, infatti, ora abbiamo la possibilità, salendo in alto, di attivare, come vediamo, un nuovo cursore, lo stesso che accade anche all'interno dell'editor audio, ma questa volta legato alla Velocity. Quindi possiamo abbassare la Velocity cliccando e muovendoci, vediamo, direttamente sulla nota senza utilizzare la lane di Velocity. In questo modo il lavoro di editing del MIDI è molto più velocizzato e ancora più ampliato. Infatti, rimanendo sempre nella sezione in alto, tenendo premuto Alt, si trasforma nel mute dell'evento. Scendendo sotto appare il taglierino per poter tagliare la nota velocemente, e Alt click in basso taglia direttamente l'evento MIDI. E avendo due note adiacenti, scendendo in basso appare l'icona del glue, quindi della colla. Possiamo incollare poi l'evento molto velocemente senza dover mai andare a pescare i tools qui in alto. Giuro che adoro questo nuovissimo sistema di individuazione dei tool soltanto spostandosi sulle note. Avremo sicuramente una velocizzazione dell'editing MIDI molto molto importante. Rispondendo alla feature più richiesta per quanto riguarda la show page, troviamo ora presente la Arranger Track, così da poter inserire cambiamenti all'interno della setlist. Aggiungendo la song alla show page, ora anche la Arranger Track viene inclusa all'interno. Questo sistema è ora selezionabile in Continue, Stop at End, Loop, Loop and Continue e Skip, in modo da creare delle mini sequenze all'interno della song nella setlist stessa. Oltre alla Arranger Track, anche la Core Track ora funziona nella show page. Può, come la Arranger, essere importata o creata ex novo. Semplice, rapido e soprattutto intuitivo. Anche Performance View è stata aggiornata. Troviamo dei pulsanti in basso per modificare la Views, In Patches, Macro Controls e Arranger Section. Con la visione Arranger possiamo vedere una griglia delle sezioni distinta, in modo da poter lanciare velocemente ogni sezione, trasformando Studio One in un loop launcher. Anche Studio One Remote è stato aggiornato alla versione 1.6 per integrare queste nuove funzioni della Performance View, dove troviamo anche il controllo del Listen Bus. Oltre queste novità, nella versione 5.2 sono state aggiunte delle integrazioni con Atom SQ. Troviamo infatti ben 8 comandi user device invece delle normali 4, 8 pagine di control link invece di una, autofill disponibile per tutti i parametri dei plugin, retrospective recording può essere controllato appunto da remoto con Atom, pattern step edit per la velocity repeat, delay e probabilità. E troviamo poi sempre all'interno della sezione pattern. Riguardo il fader port, abbiamo un supporto per gruppi simultanei di faders, correzione del bypass quando siamo in send mode, funzione di click and click per il controllo di volume su tutti i canali, correzione dello shift che a volte non sganciava, e ogni banco è ora in sync con lo schermo. Entrando nei parametri MIDI, il MIDI Bank Change è stato modificato MBS LSB per migliorare le performance con gli strumenti esterni sia nella Song Page sia nella Show Page. Un'altra interessantissima novità molto richiesta da noi utenti è il nuovissimo Safe Mode. Studio One è attualmente la DAW più stabile sul mercato e la maggior parte dei problemi di instabilità è dettata solo dai plugin di terze parti, audio ed instruments, che causano i crash di Studio One. Per sistemare ulteriormente il problema, o per meglio dire isolarlo, Studio One 5.2 possiede ora una nuova opzione di sicurezza che si apre al prossimo lancio di Studio One. Questa finestra ci dà indicazioni della causa, come quando incontra ad esempio un plugin difettoso o problematico. Questa opzione infatti include la possibilità di disabilitare direttamente i plugin in questione. Qui troviamo infatti una finestra
di Start with Option, che potremo poi accedere anche dalla finestra principale di Studio One, come vedremo, ma in questo caso possiamo disabilitare delle funzioni molto importanti, come ad esempio il Plugin Manager, per poter poi scegliere il plugin da disabilitare, o disabilitare soltanto i VST2, VST3, la compatibilità e il supporto Rewire, i plugin Audio Unit per chi si trova su Mac, disabilitare l'ARA e quindi il supporto per il sistema ARA, o disabilitare le azioni di startup della Song. Andiamo avanti. Mentre prima eravamo costretti a navigare all'interno delle cartelle VST o Audio Unit per escludere i plugin che potevano potenzialmente creare crash di Studio One, cliccando ora con il pulsante destro sulla Song appare una nuova opzione Open with Options. Cliccando all'interno accediamo ad una pagina di startup della Song dove possiamo disabilitare i plugin Presonus, i plugin di terze parti o il supporto ARA. Quindi un sistema molto più semplice per caricare la Song, disabilitando di default alcune funzioni importanti relative proprio ai plugin. Dovremo poi accedere al Plugin Manager, che abbiamo già visto in altri tutorial, per poter capire quali di questi plugin danno problemi a Studio One e alla nostra Song. Queste opzioni hanno effetto solo sulla singola Song e non sulle preferenze di Studio One. Una novità per gli utenti Windows: sotto Windows è ora possibile accedere alla funzione Full Screen, che era attivabile solo su Mac. Nei prossimi mesi vedremo tutte queste nuove funzioni applicate all'interno dei corsi di Studio One nelle specifiche situazioni. Vi ricordo che Studio One è acquistabile sul sito di midimusicshop.it ad un prezzo più conveniente rispetto all'acquisto. Lo stesso vale per gli aggiornamenti dalle versioni Artist o dalle versioni precedenti di Studio One. Tutti gli aggiornamenti intermedi vengono forniti gratuitamente da Presonus. MIDI Music inoltre fornisce un eccellente supporto educational per gli studenti e le scuole che si sono accreditati presso MIDI Music. Oltre ai prezzi upgrade e crossgrade da altre piattaforme che garantiscono uno sconto supplementare sull'acquisto di Studio One 5. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!